Diretta avviata, mandiamo la notifica sul canale. E addio cellulare. Allora, aspetto giusto qualche minuto. No, dai, iniziamo comunque. Allora, ciao. Questa è la prima mia diretta qui su Twitch e con questa prima diretta vorrei parlare qui su Twitch di quelli che sono i dati GIS. Inizieremo a parlare di dati GIS parlando di telerilevamento, in particolare multispettrale, che è quello di cui mi occupo dal 2017 più o meno. Era già da un po' di tempo che appunto volevo trattare di questo argomento, ma non ne avevo mai avuto diciamo, insomma, l'opportunità. E quindi insomma, messo insieme un po' di informazioni nelle scorse settimane e spero insomma, di riuscire a far capire l'importanza di questo tipo di analisi anche di dati, senza però diciamo, tralasciare quelli che sono gli aspetti più strettamente scientifici, sicuramente darò un taglio di divulgazione a questa serie di video, però insomma un pochino di teoria purtroppo la dobbiamo per forza di cose trattare. E infatti con oggi iniziamo a parlare proprio di quelle che sono le basi del telerilevamento, sempre diciamo in maniera comunque leggera, diciamo così, e il telerilevamento si fonda su quello che è il concetto di spettro elettromagnetico. Cos'è lo spettro elettromagnetico? Lo andremo a vedere a breve. Noi, esseri umani, se possiamo vedere ciò che abbiamo intorno, è grazie alla luce. La luce accompagna l'essere umano dalla notte dei tempi, praticamente. Ci siamo evoluti grazie ad essa. E dall'esperienza evolutiva, chiamiamola così, che abbiamo avuto con la luce, abbiamo tratto delle conseguenze, diciamo, e delle conoscenze tecniche che ci hanno poi permesso di analizzare il mondo che ci circonda e una di queste, diciamo, competenze e branche della conoscenza, chiamiamole così, è il telerilevamento. Prima però di parlare di telerilevamento, concedetemi diciamo, un parallelismo con l'essere umano. Il Sole illumina il nostro sistema solare con la sua luce. Cosa succede con questa luce? Questa viene catturata dai nostri occhi attraverso degli impulsi elettrici. Questa luce viene mandata poi al cervello che processa questi impulsi elettrici e ci fa comprendere quello che abbiamo intorno. Quindi l'essere umano vede, analizza e scruta l'ambiente circostante, l'ambiente in cui è calato grazie alla luce. E questa esperienza, appunto, questa esperienza evolutiva, come dicevo prima, noi l'abbiamo trasmessa a alcuni oggetti che abbiamo nel tempo inventato. E alcuni di questi sono appunto le ottiche dei sensori presenti sui satelliti per il telerilevamento, ad esempio. Quindi, cosa succede lì nello spazio? La luce del sole viene letta, passando il termine, da quelli che sono i sensori a bordo dei satelliti. Questo tipo di informazione viene inviata a una serie di strumentazioni che, diciamo, per semplicità chiamiamo computer. I computer analizzano queste informazioni e ci restituiscono delle immagini. Queste immagini sono appunto delle ulteriori informazioni che noi stiamo captando dall'esterno, quindi non qui dove siamo noi adesso sulla Terra, ma dallo spazio. La domanda che secondo me è interessante ma come esseri umani riusciamo a vedere realmente tutto ciò che ci circonda a prescindere da quello che è l'utilizzo di
aggeggi artificiali da noi stessi inventati, e cercherò di rispondere a questa domanda, vedremo insieme la risposta a questa domanda a breve. Insomma, senza scendere troppo in quello che è l'aspetto più prettamente fisico che è legato al concetto di luce, possiamo dire che la luce non è altro che una parte di una energia detta energia elettromagnetica o radiazione elettromagnetica. Questa energia è il mezzo che consente all'essere umano e alle apparecchiature da lui inventate di comprendere ciò che abbiamo intorno, e perché in pratica la luce trasporta una serie di informazioni. La radiazione elettromagnetica può essere rappresentata attraverso quello che è lo spettro elettromagnetico che vediamo qui in questa immagine, e all'interno di questo spettro elettromagnetico è possibile individuare delle bande di radiazione. Siccome la radiazione elettromagnetica non è costante, ma è sotto forma, diciamo, ondulatoria, oscillatoria, come possiamo vedere qui, possiamo vedere che a ogni banda è possibile associare una particolare lunghezza d'onda, che la lunghezza d'onda praticamente ci consente appunto di comprendere al meglio la suddivisione di quello che è lo spettro elettromagnetico. Le lunghezze d'onda si misurano usualmente in micrometri. E in base a quelle che sono le bande che andiamo a osservare, possiamo avere delle differenti lunghezze d'onda. C'è da dire che queste bande non sono dei confini proprio netti, ma comunque sono, diciamo, delle fasce che noi abbiamo individuato e che possono essere, ad esempio, l'ultravioletto, che va da 0,01 micron a 0,38 micrometri, il visibile, che va da 0,38 a 0,75 micrometri, l'infrarosso, una ampia banda che va da 0,75 micrometri a 1000 micrometri. L'infrarosso a sua volta si suddivide in alcune, diciamo, altre bande, che sono l'infrarosso vicino, tra 0,75 e 3 micrometri, l'infrarosso medio tra 3 e 7 micrometri, il lontano termico tra 7 e 20 micrometri, l'estremo tra 20 e 1000 micrometri. E poi c'è anche il microonde, che va da 0,1 a 100 centimetri. Questo soltanto per parlare di quelle che sono le bande dello spettro elettromagnetico che più comunemente vengono utilizzate all'interno di quello che è diciamo, l'analisi finalizzata al telerilevamento, o detto anche remote sensing. Quindi, detto questo, possiamo provare a rispondere a quella che era la domanda che ci siamo posti prima: ma l'essere umano riesce a vedere tutto quello che è intorno a lui senza l'utilizzo di strumentazioni artificiali? La risposta è no. La risposta è no, perché noi, come esseri umani, riusciamo a vedere soltanto ciò che ricade nella fascia del visibile. Quindi, come possiamo vedere, è una fascia davvero davvero molto piccola. Si può dire che perdiamo quanto? L'80, il 90% dell'informazione che viene trasportata dalla luce. Per riuscire a conoscere queste informazioni abbiamo inventato quelli che sono i sensori, ad esempio quelli multispettrali, che sono montati su satelliti, ma anche su altri oggetti volanti, chiamiamoli così, così per adesso. Dunque, fin qui abbiamo, ecco, parlato di quello che è uno degli aspetti del telerilevamento, che è appunto lo spettro elettromagnetico. La prossima volta andremo a approfondire altri aspetti legati però più a quelle che sono le grandezze radiometriche. Ecco, con questa prima live, con questa prima diretta, spero di aver acceso la curiosità su questo argomento. Vedo che siamo in tre online e voglio vedere, insomma, se qualcuno di voi ha fatto qualche domanda. Non mi sembra. E vabbè. C'è la chat, quando, se insomma, le prossime volte anche volete scrivere qualcosa in diretta, io cercherò di rispondervi. Pian piano spero che riusciremo a essere sempre di più. Quindi ora vi saluto e vi lascio alla prossima. Ciao!